E ragazzi, prima di iniziare vi volevo ricordare, come sempre, di passare da easyfifacoins.com e di utilizzare il codice AXEL2 come discount code. E detto questo, godetevi il video! Potente a parlare ragazzi, qua Axel oggi, oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi finalmente un nuovo episodio del Road to Glory. Prima di iniziare però vi volevo ricordare come sempre le solite due cose. Per prima cosa vi volevo ricordarvi di passare da easyfifacoins.com se siete interessati a comprare anche di FIFA e mi raccomando utilizzare il codice Axel con 2 come discount code. Come seconda cosa vi volevo ringraziare per tutto il vostro solito supporto e oggi sono qui a presentarvi un nuovo episodio del Road to Glory, episodio particolare, perché infatti dopo avervi chiesto sulla pagina Facebook se preferivate che io continuassi appunto proprio il Road to Glory precedente o se io lo riniziassi, ho visto che molti di voi preferivano appunto che lo riniziassi, quindi eccoci qui. Questa qua è la squadra che appunto ho appena trovato nel pacchetto iniziale. Ora la studio un attimo. L'unica cosa che vi chiedo è quella di lasciare un bel mi piace se solo se siete veramente interessati a questa serie, perché appunto è una serie che impiegherà abbastanza tempo. Ora magari tranne in questo episodio vi porterò 3 partite a episodio, questo episodio 2 perché non ho molto tempo. Quindi fatemi sapere se volete appunto questa serie, vi voglio sentire. E niente ragazzi, io direi di iniziare questo nuovo Road to Glory. Sono passati già 6 minuti e non abbiamo ancora trovato lo sfidante. Ottimo. Infatti, devo dire che non ce la voglio far iniziare questa sera. Non troviamo lo sfidante. No ragazzi, non lo troviamo. È imbarazzante. Non c'è uno. Dai ragazzi, ma scherziamo. Non ci siamo proprio. Non lo trovo neanche adesso. Porco di Giuda. Madonna. Ragazzi, mi sa che giampa. Da quant'è? 15 minuti adesso che sto aspettando. Basta. Ci sentiamo domani. E ragazzi, siamo tornati solo qui il giorno dopo. Poiché infatti ieri, non, come credo avete potuto abbiate potuto ben vedere, non riusciva a connettersi e ho deciso di fare una cosa. Dunque, ho giocato una partita contro il computer e ho vinto 15-0. Mi sento un fottutissimo dio perché ho battuto il computer a principiante 15-0, cosa molto difficile devo dire. E dunque ho, come potete ben vedere, preso anche dei crediti che sono esattamente 633. Quindi, bando alle ciance, direi di fare il primo acquisto di questa serie. E ragazzi, questo acquisto me l'avete consigliato voi, Yusuf Poulsen. Quindi ho detto una cosa, ma dobbiamo andare a provarlo. Quindi ora, come vedete, lo sto cercando all'asta. Andiamo a fare 300, vediamo se lo troviamo. Lo troviamo addirittura a 250 e andiamolo a prendere. Quindi, primo giocatore di questa serie l'abbiamo preso, Poulsen. E niente, torniamo a noi ragazzi. Questa qua è la squadra, anzi no, ovviamente mettiamo di Poulsen. Matri nella partita che ho disputato contro il computer mi è piaciuto, se devo essere sincero. Quindi lo vorrei tenere, lo vorrei utilizzare appunto per la mia prima partita. Detto questo, lasciate un bel mi piace se non l'avete ancora fatto e andiamo a cercare il primo sfidante. Ma porco Giuda, Dio santo. No, non ci credo. L'abbiamo trovato! Sì, accettato! Ti prego, parti! Non ci credo. Ragazzi, stiamo finalmente per disputare la prima partita, sono commosso. Andiamo a vedere la squadra del nostro sfidante. Cosa? Ma stiamo scherziamo? Cioè, io non ho ancora disputato una partita online, ho la squadra iniziale, tranne un giocatore d'argento. E noi andiamo contro sto fenomeno, ma non ci credo. La vedo non dura di più, ma veramente scandalosa la vedo. La vedo scandalosa. Dai, keep calm che ce la possiamo fare. Noi ci crediamo. E palla Poulsen, dai, fenomeno. Mi ha detto che è straforte, non è vero. Bravissimo. Che nome ha? Era illeggibile. Ve lo assicuro, non si è capito niente. Però intanto, Alejandro. Alejandro Matri. Sì, così. Fallo per la Nagi, fallo per noi. Signori, Matri, la mette in the middle. E come si chiama? E l'auculo boss. Ma che nome è, poverino? Sì, così. Sì, Alejandro.
Alejandro Matri. Sì, così, dai, Poulsen, ti prego, dimostrami che sei straforte, Poulsen, al tiro! No, la parata. No, i calci d'angoli li soffro. Sì, aspettiamo adesso. Poulsen, il nostro Poulsen si può andare. Poulsen, dai! Bravo, in velocità li scatta tutti. Poulsen, no, sì, è 1-0. Possiamo batterlo. Poulsen ci porta il vantaggio. Ragazzi, mi sembra un fenomeno questo qua. Mi sembra proprio un fenomeno. Ottimo, dai. No, non il gol all'inizio. È imbarazzante la mia difesa del mio portiere, però. E questo tira segna. Dio santo. Dai, su. Ulalan. Dai, avanza, Ulalan. Dai, Ulalan, bravo così. Mi piace. Ottimo. Palla lì. Dai, Poulsen. Poulsen ne voglio un altro. Bravo, Ulalan. E sei sotto il 2-1 al 33esimo. Ci possiamo fare. Cosa sto dicendo? Ci crediamo. Non siamo molli mica, Alejandro Matri si presenta assist man. Si presenta come assist man. Il Poul 3-1. Il Poulsen 3-1. Prima partita. Giochiamo contro 11 leoni. Ma noi siamo campioni. Un Axel strapoetico oggi. È in crisi il nostro avversario è in crisi. Crisi nera per lui. Eccezionale. Fai cambio addirittura. Gli entra Balotelli e un altro, se non mi sbaglio. Vabbè, lo vedremo dopo. Poulsen, dai, animale, dai che sei un cavallo. È un cavallo. Oddio, è un cavallo su serie, una scarta di 2, 3. Sempre lui, sempre Poulsen che avanza. Mi scarta un altro, avanza ancora Poulsen. Mamma mia, che azione del post. Orco Giuda sta per far gol. Sì, Quignon, mamma mia. No, ero al telefono, no, Bello controllo, mi è proprio piaciuto. No, dai, ma signore Dio, il nostro portiere è imbarazzante. No, io mi arrabbio, ragazzi, se vado a perdere o pareggiare sta partita. Io vi giuro che sclero. Non le facciamo. Dai che stiamo per andare a vincere la prima partita di questa nuova Road to Glory. Vai, dai roccia. Dai che siamo... Ed è finita! E abbiamo vinto, ragazzi! È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta! Amaro Montenegro, sapore vero! Abbiamo 800 crediti disponibili, sto pensando, perché alla fine... No, c'è un Poulsen che già non c'è il contratto, che idiota, sono l'unico senza contratti. Pensavo a un portiere, direi un portiere tutta la vita. Direi proprio che Benaglia è il portiere che ci serve a noi, quindi andiamolo a prendere e sistemiamolo in porta. E come centrocampista ho trovato a 400 crediti esatti Kaiser, che gioca nella stessa squadra di Poulsen, quindi avremo un doppio legame. Ed ho sistemato la squadra, che per adesso è questa qua, intesa paurosa, 60. Comunque, sì, la voglio fare così. Ne ho già in mente una, però, vi ripeto, consigliatemi dei giocatori da prendere qui sotto. E se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace. E altre 6 ore per trovare un giocatore, no, però, No, ragazzi, non si trova. Magari se lo sapete scrivetemi, anche perché non riesco a trovare uno sfidante. One eternity later. Dio fauno, sono le 8 e 7. E il video ho iniziato a registrare alle 3 e mezza. Non sono ancora riuscito a fare la seconda partita. Ma perché, vi starete chiedendo? Sempre per il solito motivo. Non mi trovo un avversario. Non so veramente cosa fare. Domani io vi voglio caricare il video, dato che appunto oggi era uno degli unici giorni in tutto l'anno in cui non avevo nulla da fare. E ovviamente cosa succede? Non mi trovo gli avversari. Quindi, se avete un modo per risolvere ciò, vi prego, vi scongiuro, scrivetelo nei commenti, perché è imbarazzante. Non si trovano avversari. Non lo so, la prossima volta dico tipo quando faccio il video, guardate. E così appunto riuscirò magari a trovare qualcuno. È veramente da un macello di tempo che sto cercando a rischiacciare X non appena mi esce l'errore, ma nulla. Noi non siamo riusciti a trovarlo. Comunque,
una partita l'abbiamo fatta, ve l'avrò editata da Dio perché almeno un Pokémon buono, ecco, una ma ottima. E quindi, detto questo, spero che ci si senta tra pochissimo con un nuovo episodio del Road to Glory. Ma sta cosa, se non si risolve, non mi aiuterà affatto, perché infatti anche i video sul... anche i video soliti, chiamiamoli così, o i vari pack opening, quei germaggi, cose varie, non potrò farli perché non mi trova l'avversario. Ho detto una boiata perché infatti i pack opening qui li riuscirò comunque a fare, quindi aspettatevi a brevissimo un pack opening. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente a pace nel prossimo video. Ciao a tutti!